Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, come avete letto dal titolo, oggi andremo a scoprire questi stampi che ho preso da Gea Creation, questi quattro, e questi, vabbè, erano degli scarti per non sprecare la resina. E ho creato appunto questi stampi con voi in live su Instagram, quindi per chi appunto non mi ha seguito lì, ho provato a colorarli con il metodo che ha fatto vedere Angenia Creation in un video. Però appunto invece che lo stuzzicadenti ho usato un altro utensile in silicone perché ho paura di bucare gli stampi, però non sono molto fiduciosa nel senso che ho visto che erano rimasti un pochino sporchetti qui e là, quindi non so come possano essere venuti. Sto comunque sperimentando altri metodi per colorarli, quindi se poi riesco diciamo ad ottenere una cosa che mi piace, magari vi farò un video, fatemi sapere. Allora, andiamo subito a scoprire gli scarti. Tipo questo fiocco, così almeno. Allora, ecco quanto, molto carino, molto glitter. Eccolo qui, blu, molto semplice. Poi andiamo a vedere se riesco a tirar fuori dallo stampo queste gemme, perché quando la resina è un po' molliccia, queste. Allora, passiamo a scoprire le cornici, come vi dicevo. E non lo so, non so da quale partire. Ora, partiamo da questa che non è fatta diciamo con gli stampi di Gea, uno stampo che ho fatto io, e vediamo com'è venuta. Allora, eccola qui. Sì, non è. Spero sia messa a fuoco. Non è male, però va bene, neanche troppo wow, nel senso carina. Sì, vabbè, niente di che. Accettabile, diciamo che da dietro sembrava molto più caruccia, però vabbè. Diciamo che non è super lucida questa cornice. Cioè sì, è lucida però non chissà quanto. Ok, la mettiamo qui. E vediamo, andiamo a scoprire. Non lo so, questa. Dai, sì, questa. Che è una cornice che non ho colorato. Cioè non aveva dettagli all'interno da poter colorare, quindi non l'ho colorata. E l'ho fatta così con dei glitter dentro che mi ha mandato sempre Gea e questo blu. Allora, vediamo un po'. Oddio, che bella! Aspettate. Cioè, questa mi piace tantissimo. Però non so che sfondo mettere per farvela vedere. Forse il retro dello stampo, no, peggio. Vabbè, spero si veda. E più che altro spero sia messa a fuoco. Comunque, l'ho fatta con questi glitterini e del blu. Eccola qua. Super lucido lo stampo. Venuto molto bene. Molto carina questa. Mi piace, ok, la vado a mettere qui sullo stampo perché non è ancora del tutto asciutta, cioè per niente. È molto molla, quindi non voglio che appunto si deformi come già mi è successo con una cornice in precedenza. Ok, la vado ad appoggiare qui. Poi vediamo. Andiamo a scoprire. Non lo so, questa. No, questa è quella di cui sono più ansiosa. Vabbè, andiamo a scoprire questa che è un'altra fatta, diciamo, senza decorazione. E mi avete consigliato di farla tutta trasparente con i glitter dentro. Quindi andiamo a vedere. Oddio, che bella! Guardate. Cioè, vi giuro che dalla fotocamera si vede molto meno rispetto a come vedo io. Cioè, è un po' ridotta la cosa. Comunque, credo si veda. Molto bella. Molto bella, mi piacciono un sacco questi glitter perché fanno un sacco di luci. Ho una mattonella nera. Perfetto, metto a fuoco. Ecco qua, così si vede benissimo. Cioè, secondo me non è messa a fuoco perché non riesco mai a capirlo dalla fotocamera, però comunque si vede il colore dei vari glitterini come lo vedo io. Ecco qua, molto molto carina veramente questa. Ok, siamo arrivati al pezzo clou. Ovvero vedere come sono venuti questi qui che ho colorato io. C'ho un'ansia, manco agli esami, vabbè. Allora andiamo a vedere questa che tra le due sembrava la più facile, invece alla fine è quella che mi ha fatto un po' più dannare. Vediamo com'è venuta. Oddio, allora eccola qua. Cioè, si vedono i dettagli. Questo sì. Però mi pare di aver fatto questa parte qui è argento, quindi perché si vede bianco? No, questo mi fa pensare che anche l'altra allora sarà venuta male. Aspettate, ve la metto un attimo meglio a fuoco, ok. Non è male comunque, anche perché se la mettete poi così si vede, vedete?
tutto lo scintillio. Non mi dispiace, però vabbè, sinceramente il rosa per lato è diventato bianco. E infatti qualcuno me l'aveva detto, guarda che i Perlex non colorano tantissimo. Però vabbè ragazzi, io questi avevo. E niente, mannaggia. Vabbè, come primo esperimento comunque, diciamo che i dettagli sono venuti colorati abbastanza bene, dai. Povera cornice, l'abbiamo rovinata. Comunque non mi dispiace. Allora, l'andiamo a mettere sempre qua. Andiamo a vedere questa, che è l'ultima, che mi fa troppa paura. Cioè, proprio iper in ansia per questa cornice. Andiamo a vedere com'è venuta. Ah, non è venuta granché. Orrore. No, allora, non mi piace. Non mi piace perché, vi ripeto, cioè l'argento è diventato bianco. Allora, come vi ho detto, i dettagli non li ho colorati alla perfezione, quindi non si vedono perfettamente. Però, vabbè, niente, mi devo esercitare a colorare questa cornice e mi devo ricordare che il pigmento argentato diventa bianco. Cioè, non so per quale ragione assurda della vita, ma è così. Comunque, se la mettete in controluce, vedete che bello tutto l'effetto. Quindi comunque è molto figa. Mi piace. Ok, con questo qua, beh, sicuramente ci farò qualcosa, non è che le butto, ecco. Poi, ripeto, essendo prime prove, diciamo che non è che pretendevo chissà quanto. Poi la cosa è che gli stampi, essendo molto chiari, non si riesce a vedere molto bene dov'è che tu vai a colorare e cose del genere. Quindi è per questo che un pochino sono andata fuori i bordi. Comunque, niente, sicuramente ci riproverò. E magari con pigmenti diversi da quello che ho usato, così vedremo un pochino l'effetto. Per esempio, ecco, quello bronzo so di per certo che viene molto luminoso, quindi magari andremo a vedere con quello. Queste qui sono appunto le creazioni che abbiamo scoperto insieme, io spero vi piaccia. Allora, la mia preferita è questa, questa e questa forse. Dovevano essere queste due in teoria, però non sono molto soddisfatta di come ho colorato i dettagli, quindi farò altri esperimenti e poi magari ve li farò vedere. Niente ragazzi, allora spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete consigli per colorare questo tipo di stampi e niente, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like e fatemelo sapere in un commento, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video, ciao!